Comunali, Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano presenta le liste e il programma di governo. Colpi di fucile contro un bar nel Beneventano, si cerca un uomo in moto. Sport 7 Estate ritorna a Vasto Marina, successo per le dirette live di TV7. Presso il Grand Hotel Il Molino, il candidato sindaco di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano, ha tenuto una conferenza stampa per presentare il programma di governo della città e le relative liste a sostegno della sua candidatura. Oltre al Partito Democratico che lo sostiene, le liste che sosterranno quella del PD locale sono Città Aperta, Centro Democratico, Civici e Riformisti e La Tua Benevento Futuro. Ai microfoni di TV7 ascoltiamo le dichiarazioni del candidato sindaco Luigi Diego Perifano. Noi abbiamo immaginato un programma che ovviamente tenga conto delle emergenze della città dal punto di vista della manutenzione urbana, ma anche dal punto di vista della solidarietà e dell'inclusione sociale. Ed è un programma che abbiamo immaginato di poter svolgere guardando con molta attenzione alle opportunità di investimenti pubblici che si presentano, investimenti per migliorare i servizi, investimenti per realizzare nuove infrastrutture. E queste possibilità sono legate all'attuazione del Recovery Fund e alla programmazione europea 2021-2027. Quindi i nostri 5 capisaldi programmatici sono fortemente orientati a seguire le linee di indirizzo che troviamo in questi strumenti. Quindi politiche sociali, il rosso, trasformazione ecologica, il verde, transizione digitale, il blu, governo del territorio, il giallo, cultura e turismo, l'arancione. Chi di voi ha partecipato alla mia prima conferenza stampa ricorderà che io dissi stop alla proliferazione di liste. Non voglio liste che siano esclusivamente un veicolo per la rielezione di qualche consigliere comunale. Mettiamo in campo le proposte strettamente necessarie a rappresentare il pluralismo della coalizione. Quindi 5 liste sono più che sufficienti, è un segnale di serietà, di compostezza politica in una fase in cui la città deve ancora riprendersi da una stagione difficile che è stata quella del Covid. E quindi la politica deve dare questo segnale, che è un segnale di compostezza. Gioco la mia partita con doverosa responsabilità, consapevoli di quanto abbiamo fatto e soprattutto della fatica a uscire dalla palude. Gli altri fanno una guerra personale nei miei confronti, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che tenta il secondo mandato nel turno elettorale di ottobre. La mia guerra continua ad essere contro i problemi e a rispondere il più possibile ai bisogni delle tante persone in difficoltà, aggiunge. A loro ho guardato in questi anni, a loro ho guardato nel momento tragico della pandemia e Benevento con me è diventata punto di riferimento nazionale. Abbiamo arginato l'avanzata dei contagi, ho dialogato con la cittadinanza. Continuerò a farlo, scevro da interessi particolari e sfrutterò al massimo il piano di resilienza, facendo lievitare ulteriormente la città. L'atto di amore per la mia comunità è un patto che resiste nel tempo e che continua. Il presidente della Commissione elettorale comunale comunica che il 5 settembre alle 17 presso la sala consiliare di Palazzo Mosti sarà effettuato il sorteggio per la posizione sulle schede elettorali dei candidati sindaci ammessi e delle relative liste collegate. Il sorteggio avverrà alla presenza dei rappresentanti delle singole liste e dei sindaci ammessi. I partecipanti dovranno rispettare tutte le norme Covid-19. Nella sala saranno ammesse un massimo di 40 persone. Sia per l'esperienza politica che ho vissuto indirettamente tramite mio padre, sia in quella successiva che ho vissuto in prima persona, non mi sono mai trovato insieme ai miei amici con i quali mi onoro di rilasciare questa riflessione in oltre 45 anni di fronte ad uno scenario popolato da soggetti aerolani e forestieri, squallidi, boicottatori, traditori, venduti, portatori di interesse non svelati, come parte di quelli che sono stati i protagonisti della fase preelettorale per la formazione delle liste per il rinnovo del sindaco e del Consiglio Comunale di Airola. Così, in una nota, Vittorio Fucci Junior.
Ho lavorato da mesi per tentare di proporre una formazione di persone serie e competenti, ma boicottatori per interessi trasversali che prima o poi verranno fuori hanno fatto di tutto per disincentivare alcuni candidati che originariamente mi avevano dichiarato la loro disponibilità a fare la battaglia per avviare una nuova pagina di storia per Airola al fine di restituirle la dignità e l'orgoglio che l'hanno sempre caratterizzata nella storia. È evidente che i dinosauri, i portatori di interessi riprovevoli, hanno avuto paura del favore dell'opinione pubblica di cui godevo, per cui con tutti i mezzi hanno impedito che mi candidassi come sindaco di Airola e potessi scoperchiare la pentola di fatti che hanno danneggiato la mia città. Nel corso di queste vicende di preparazione delle liste, più amici sono intervenuti anche con pubbliche dichiarazioni a testimonianza dell'azione di boicottaggio che avveniva nei nostri confronti da parte di coloro che avevano paura di una mia candidatura a sindaco di Airola. Adesso nessuno dica che Vittorio Fucci non vuole impegnarsi nella politica comunale di Airola perché punta solo a ruoli più importanti. Tutto questo tuttavia non mi fa arretrare di un millimetro rispetto a tutte le battaglie che sarà necessario combattere per Airola e per gli airolani, qualunque sia il ruolo politico che svolgerò e anche attraverso la politica associazionistica. Purtroppo alcuni attori della politica locale mancano di qualsiasi dignità morale prima che politica, perché come mi diceva mio padre, nella vita prima di essere politico e avvocato devi essere un uomo. Solo per i candidati al Consiglio Comunale la propaganda elettorale è offerta a prezzi irrisori. Contattare TV7 e Radio International allo 0824 50 558 o al 338 3711 994. L'iniziativa serve a tenere ben informati gli elettori. Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Benevento hanno tratto in arresto un cittadino bulgaro ritenuto responsabile di tentata rapina in danno ad un esercizio commerciale ubicato all'interno del centro commerciale Buonvento. In seguito ad una segnalazione pervenuta al 113, i poliziotti sono intervenuti in un esercizio commerciale, accertando quanto era precedentemente accaduto, ovvero che un uomo, minacciando di avere una pistola sotto la maglietta, ha preteso che la stessa chiudesse le porte e gli consegnasse i contanti contenuti nella cassa. La donna, avendo subito percepito cosa stesse avvenendo, ha attirato l'attenzione di un collega di un altro negozio che è entrato all'interno e non ha consentito all'uomo di portare a termine la rapina. Il malintenzionato ha tentato di scappare, ma è stato bloccato dagli addetti della sicurezza e dai poliziotti che nel frattempo avevano raggiunto il centro commerciale. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, l'arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresto domiciliari. L'ingresso a vetri in frantumi e la saracinesca bucata in più punti. Sono stati almeno 4 i colpi di fucile esplosi contro l'ingresso di un bar a Tocco Caudio all'alba. L'attentato è avvenuto in via Nicola Sala contro il bar Roma, al centro della Valle Vitulanese. Ci sono alcune testimonianze che vivono nella zona e che, spaventate dai primi colpi, hanno visto un uomo con un casco integrale su una moto di grossa cilindrata. Si sono fermati dinanzi al bar e a sparare più colpi in rapida successione è stato uno dei due. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Benevento per iniziare le indagini e ascoltare il titolare del bar. Lungo via Sala sono state rinvenute anche 4 cartucce di colpi esplosi che saranno analizzate dagli esperti balistici. Oscuro il movente. Il titolare ha riferito di non aver subito altri contatti in precedenza. Al vaglio degli investigatori, le riprese di alcuni impianti di videosorveglianza privati, in particolare dell'ufficio postale che si trova a pochi passi dal bar. È stato conferito l'incarico di coordinatore regionale per la campagna della Federazione Europe Turismo CEPI a Giuseppe Petito, docente e manager in organizzazione e gestione dei servizi sportivi e turistici. La federazione regionale è il fulcro dell'attività della federazione nei territori perché le principali competenze in materia di turismo in Italia è demandato alle regioni e pertanto l'azione deve essere coerente. Giuseppe Petito assume quest'incarico oltre a essere presidente della Proloco di Benevento. Lunedì 6 settembre
Sarà in edicola ancora una volta il Sannio Quotidiano con la musica Benevento e i protagonisti, l'originale format ideato e curato dal giornalista Enrico Salzano, critico e storico musicale. Stavolta punta tutte le sue luci su Appino Salzano e alla sua musica, la storia del pianista scomparso esattamente 21 anni fa, che grazie al suo estro riusciva ad esprimere suoni mai pensati, ma con stile sfaccettato, serrato, a volte tagliente, aggressivo. Mentre nei dialoghi, scenari senza fine, con un sound disinvolto, vigoroso ed emozionante, il maestro Pino Salzano lascia in eredità solo le sue pregevoli conoscenze e il piano elettrico che gli aveva regalato gli ultimi momenti di felicità. Da primi anni speciale scuola. Zaini 7 e Invicta meno 40%, astucci meno 30%. Solo marchi prestigiosi, tra cui Me Contro Te, Supereroi, Unicorni. Da primi anni la scuola è già iniziata. Primi anni, gli store di mamma e papà. Una leadership nella commercializzazione di articoli di puericoltura, abbigliamento, alimentazione ed un mondo di giocattoli. Primi anni, gli store di mamma e papà. Primi anni, a Benevento in via Cassella, ad Avellino in Viale Italia. Primi anni, la convenienza continua, la qualità migliora. Da primi anni, speciale scuola. Zaini 7 e Invicta meno 40%, astucci meno 30%. Da primi anni, la scuola è già iniziata. Sport 7 Live prosegue il suo tour iniziato con la presentazione del calendario della Serie B stagione 2021-2022 presso il circolo La Fagianella al Borgo degli Angeli e al Teatro Romano, per poi approdare con la prima gara esterna del Benevento Calcio al Burger King. Approfittando della pausa del campionato di Serie B per l'impegno della nazionale di Roberto Mancini, campione d'Europa, e delle altre nazionali, Sport 7 ha chiuso la parentesi estiva, come accaduto lo scorso anno, con la seconda tappa sulle spiagge di Vasto Marina. Sabato 4 settembre TV7 è approdata a Lido Zio Fiore ed è stata ospite della splendida struttura dell'Hotel Europa, rinnovata in tutti i particolari, un vero e proprio punto di eccellenza per accoglienza e qualità. Il talk show di TV7, condotto dal giornalista Alfredo Salzano, ha fatto un'attenta analisi di ciò che è accaduto nelle prime giornate del campionato di Serie B, assieme ad un parterre di ospiti. È stato fatto anche un ampio focus sul calciomercato, che si è chiuso il 31 agosto, per poi riaprire nella finestra invernale dal 1 gennaio 2022. Buongiorno a tutti, oggi vi presento il nuovissimo trattamento di ricostruzione creato dall'Isaplex e il macchinario di ossigenoterapia. Questo trattamento serve a risanare totalmente i capelli dopo il periodo estivo. Mare, cloro, sole, tutto ciò che danneggia nel periodo estivo i vostri capelli saranno risanati da questa bomba di trattamento. Le promo del mese di giugno, luglio e agosto sono Fidelity Promo Piega, Promo Basic, Promo Medium, Promo Gold, che è la top di gamma. Vi ricordo inoltre che il mese di agosto saremo regolarmente aperti. A breve ci sarà anche il nostro centro estetico con le nostre estetiste che si prenderanno totalmente cura di voi, con tutti i servizi estetici a nostra disposizione.
Elezioni per il rinnovo dei consigli comunali del 3 e 4 ottobre 2021. TV7 News SRL con sede alla zona industriale Pezzapiana Benevento, in occasione del rinnovo dei consigli comunali, ha predisposto spazi elettorali a pagamento dei partiti, dei candidati sindaci e dei singoli candidati per i consigli comunali chiamati al voto. Presso gli studi di TV7 News è consultabile anche il codice di autoregolamentazione per i candidati interessati a prenderne visione. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di TV7 News alla zona industriale Pezzapiana 814 Benevento oppure telefonando allo 0824 5558 o 338 37 11 994. Email info@tv7.net. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.